eccoci qua anche oggi per un piccolo video tutto italiano e metà vintage e metà modernariato audio ora vintage io sto parlando quando io parlo di vintage non sto parlando di apparecchi che, 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 che la gente ignorante negli anni 80 e anni 90 li fa passare come vintage il vintage per me è, sono anni 60 e anni 70 poi c'è il modernariato, che potrebbe essere più o meno dello stesso periodo, però col vintage non c'è niente a che vedere. Per me il modernariato potrebbe essere anni 80, anni 90, che sono già 30-40 anni ormai. Allora, qualcuno ricorda? qualche video fa che io parlavo che avevo la fidanzata a Denore a Tresigallo in provincia di Ferrara e quando andavo da quelle parti qualche volta mi fermavo su un negozio di hi-fi a Forlì dove avevo sentito delle cassettine italiane che a quel tempo là eh, stavano facendo stavano muovendo i primi passi e avevano componentistica di eccellenza all'interno pur costando estremamente poco e avevo parlato di una certa cassa indiana line con il woofer da 16,2 della Morel che dopo ho trovato a Brescia su casse che costavano 5-6 milioni di lire stesso woofer quindi se qualcuno voleva avere i ricambi della, de, di certe uh, casse uh, costosissime bastava che si comprasse una copia di indiana line a 150.000 lire aveva tutti i ricambi delle cassettine che costavano 6 milioni, tranne che il legno di fuori. Anche questa è un'assurdità tutta italiana, ma d'altra parte gli italiani essere presi per il culo e farti dare fuori i soldi è anche un bene, perché non si sono mai svegliati fuori gli italiani. Tutti belli esaltati, super fighi, tutti di qua e di là e, tutti, e sempre con i soldi in mano, benissimo, va, va bene così. Come facevano se no i bottegai a fare i soldi in quegli anni? E ancora adesso alcuni quindi di fronte qualcuno presume che abbia di fronte un mr praticamente della macintosh invece non è niente vero era un amplificatorino da 12 watt per canale tutto italiano che aveva praticamente un suono paragonabile alle valvole vanto della Repubblica Serenissima di Venezia, cioè di Vicenza, il proprietario degli, della fine anni '60 dell'azienda si chiamava Peretti Sergio e aveva messo in piedi un'aziendina che si chiamava Perser, Perser hi -Fi ma siccome che molte persone, ora siccome che il 99% di quelli che girano su internet non sanno niente, cioè sono tutta gente che si è improvvisata audiofila in questi ultimi anni e non sa la storia della musica, non sa la storia della cultura italiana, dell'amplificazione, delle casse, non sa, non sa completamente nulla, perché ogni volta che io posto un video tutti quanti corrono su YouTube, su internet, su Wikipedia. A vedere qual è questa cassa, qual è quell'amplificatore, quando l'hanno fatto e chi l'ha fatto, e manca appena di sapere chi era il magazziniere che lo, che lo metteva dentro gli scatoloni. E poi si informano di tutto e diventano tutti informati e imparati. Allora, la musica e l'arte di riprodurre la musica, cioè l'audio, nel senso come stereofonia, hi-fi e come prodotti audio come elementi componenti chiamatele come volete bisogna conoscerla profondamente ma non profondamente che quattro marchi di merda che girano negli ultimi 5 6 anni che rincoglioniscono la gente e riempiono il cervello di, di puttanate io sto parlando di audio vero della storia della pionieristica italiana e gli amplificatori che facevano negli anni 60, anni 70 in Italia, adesso non li fanno più. Non esiste più quella cultura di fare un lavoro fatto bene. E queste cose qua non mi stancherò mai di dirle. Capisco che ci sono persone che si mettono lì 30 secondi quando sentono due puttanate dette da me. Praticamente girano e vado dal bottegaio e gli fanno 12.000 like. Hai sentito quello che putanate Ha detto, certo. Che ho sentito che hanno sentito quelle, quelle putanate che dico io perché io, praticamente, ero a contatto con tutti i produttori e i costruttori. Adesso voi siete in contatto con tutti i bottegai che vendono tutta la porcheria di adesso e vi ritirano a zero euro tutto quello che avete in casa di valore e vi propinano tutta la merda che riescono a recuperare dalla Cina e, e, e Taiwan. Dall'India e dalla Persia, da, da, dal Nepal, dal Burundi e dal Biafra, però in cambio da voi vogliono tutti gli impiantini che costano soldi e vi danno 200-300 euro. Ma sì, ti do 200 euro del tuo amplificatore, però sai, devi capire che questo amplificatorino a valvole di merda da 12 watt per canale costa 6.990 euro. E faccio uno sforzo: 6.990 meno 200 sono 6.799 però siccome che sei tutti faccio 6.500 e loro l'amplificatore l'hanno pagato 500 euro in Cina svegliatevi cazzo che è ora e se non vi svegliate è giusto che, 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 che vi inculino perché se voi non siete svegli gli altri sono là apposta nasce un cucco al giorno e noi lo cucchiamo dice un, dice un dialetto un, un proverbio veneto Nasce un cuco al di e noi altri lo cucchiamo, ecco come fanno i bottegai al giorno d'oggi. Preambolo finito, iniziamo. La Perser è nata a Vicenza verso la seconda metà degli anni 60-1960. Nel 1966 avevano già messo in produzione i loro primi apparecchietti. Che erano un attimino spartani per l'epoca, sembravano più i rimasulli della Philips degli anni 50. Poi si sono raffinati e nel 69 c'è stato il cambio di passo e hanno generato tutti quegli amplificatori che probabilmente eh, un po' scopiazzati dall'America di quei periodi, tipo Macintosh, tipo Maranz. Ecco come cola, tipo, tipo così. ecco E sono nati questi apparecchi della serie 1000, 2000 e 4000 della Perser. Questo qui non è altro che il 1050 della Perser, che sono 25 watt per canale massimi e sono 12,5 watt per canale reali. Andiamo a vederci da vicino in questo piccolo mostricino eccolo qua ci avviciniamo lentamente per non fargli male né? e per non renderlo suscettibile perché sembra che lo stiamo spiando poverino ma non è vero allora questo qui è un perser 1969 modello ps 1950 quei transistor che erano fatti ancora in silicone perché all'epoca funzionavano bene i transistori a silicone. Quando l'ho ritirato io, un bel giovane baldanzoso negli anni 70 l'ha verniciato tutto di nero con la bomboletta spray. Tutto, tutto nero era, tutto completamente nero. E, io, e anche davanti tutto. E io praticamente ci ho messo un mese a tamponare, a ta con, eh, andando giù di tampone, a recuperare il noce del mobile. Ho smontato le griglie, le serigrafie. Tutto quanto, c'è le serigrafie, le, le, le mascherine e sono riuscito a recuperare le serigrafie, però non sono riuscito a recuperare i due bottoni che mancano della selezione. Però, insomma, prima o dopo ci arriviamo anche a quelli, insomma, ecco a trovarli. Allora, c'è bilanciamento canale destro con i bassi. E I medi separati per canale, la ghiera più grossa è canale sinistro, la ghiera più piccola è canale destro. Il volume, il bilanciamento e la selezione degli speaker praticamente. Dalle casse, ora, nella prima posizione a sinistra c'è la cuffia, seconda posizione main praticamente ehm, i principali, seconda i bot, praticamente quelli posteriori e la quarta posizione tutti quattro assieme ora già praticamente negli anni 60 oltre a copiare praticamente fedelmente il macintosh avevano copiato anche la filosofia delle 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 scritte insomma ecco anche per renderlo già internazionale praticamente fin da subito monitor reverse Mono Stereo, ludness, praticamente filtro per gli acuti, filtro per i bassi e accensione e cuffia. Allora, la spia arancio indica la posizione stereo, altrimenti se la mettete in mono diventa blu, mentre la spia rossa indica l'accensione, Perser Hi-Fi di Vicenza, che non è altro che l'abbreviativo del signor Peretti Sergio. Bene, passiamo alla famigerata copietina di cassettine da 150.000 lire che mi sono costati ben due viaggi a Forlì da, dal Lago di Garda. Eccole qua. erano distribuite dalla Alcor di Torino e la Indiana Line era un marchio torinese e questi sono i famigerati woofer della Morel che erano montati anche nelle casse alcune casse bresciane che costavano 6 milioni 5 milioni e 4 3 milioni e 990 per la serie più piccolina però da 3 milioni la serie più piccolina montava il woofer da 13 questo qui invece è un woofer da 16 il medio è da 10 e il twitter erano i primi con la cupola di alluminio perché all'epoca nei primi anni 90 parliamo di 30 anni fa non è che parliamo di, di, della settimana scorsa ecco quindi eh, erano casse a riviste per l'epoca oltretutto in posizione reflex, anche perché avevano anche il buchetto Reflex. Eccoci qua. Gli amplificatori perser praticamente uscivano da una lunga storia di mh, progetti a valvole e praticamente dentro è. Eh, le schede grosso modo sono come quelle dei valvolari perché ha dentro due schede separate, quella della preamplificazione e alimentazione e quella dei finali, praticamente sono due schede da 12x20 cm in bachillite praticamente, ehm, con tutto quello che serve sopra. E il suono è veramente caldo. Allora, io purtroppo vorrei mettere su qualcosa di bello come musica. però, praticamente, ehm, YouTube, come al solito, mi fa le pippe, le seghette e mi fa il moralismo. Allora, io sono obbligato ad andare a pociare, come dicono i sardi, sempre nello stesso articolo. E adesso ce ne andiamo, a ascoltare. scappato, è scappato il volume. È scappato sull'amplificatore, cioè, sull'amplificatore, sul perché, avendolo messo per terra non, non ci arrivavo col dito e non riuscivo a, a fermare la posizione e sono andato su di volume. Nessun problema. Dopo questo SUS, eccoci qua. Allora andiamo a vederci. Ecco qua, io ho la presa collegato con perché la batteria è scarica della telecamera e quindi andiamoci a vedere qualche particolare allora dietro questo amplificatore qui è fatto nei più rigidi canoni praticamente dell'epoca con gli ingressi ancora din le uscite appunto e virgola con quattro uscite di casse due sono impegnate e le altre due vuote con tutta la serie di Descrizioni erano molto particolari. Ecco qua adesso andiamo a vederci se riusciamo a vedere bene. Eccolo qua: Perser Vicenza Italia amplificatore PS serie numero. E praticamente essendo i primi prodotti non è che avessero e in più questo qui nel suo piccolo aveva già una presa supplementare e la presa di massa che sarebbe questa eccola qua dov'è che è questa qui per attaccarci i giradischi quando attaccavi la presa Era... aveva una, 2 3 4 5 6 7 ingressi quindi tuner fono fono aveva addirittura fono c e fono m moving coil e, e fono ceramico dunque di conseguenza all'epoca nessun produttore giapponese o americano inseriva gli ingressi per le testine a moving coil come invece ha fatto la Perser quindi quando, siccome, che la gente in Italia siamo tutti esaltati dai marchi americani se non abbiamo le GBL e se non abbiamo i Macintosh ci sentiamo tutti delle merde perché praticamente mi, mi vergogno, non ho, non ho il, il Macintosh, ma ci mancherebbe altro. E poi quando vado a comprare il Mcdonald's vado a comprarmi anche il profumo Chanel numero 5 e me lo metto anche sul, sul pene perché giustamente dall'esaltazione, dalla sbrufoneria, Ma scherziamo! Mentre i prodotti italiani all'epoca, come adesso, non sono da sottovalutare. Io piuttosto che i prodotti americani preferisco nettamente quelli giapponesi. Cioè, siccome che adesso c'è la moda non hai l'Erly davidson io ho il libro dell'Erly davidson perché ero andato al motor show perché avevo una honda 500 cb all'epoca degli anni 90 e poi avevo un trial praticamente eh, spagnolo a, a, a parte che all'epoca avevo anche 35 anni in meno avevo 30 anni insomma quindi potevo anche permettermi e a quel tempo là. Avevo anche la Toyota Celica e un Mercedes praticamente 200 TE, praticamente station wagon. Perché a trattarsi bene nella vita non si fa mai male. Anche perché un domani, quando le ristrettezze economiche ci saranno, io posso dire, io mi sono non dico ho fatto la vita da nababbo, però praticamente eh, mi sono divertito. Ho fatto anni buoni. Invece, al giorno d'oggi, c'è gente che praticamente si mangia fuori tutti i soldi: 3.000 euro per andare in crociera, praticamente, stare una settimana a bordo di una nave di, di, di 200 metri, a stare una settimana con le mani dietro la schiena. E dopo, eh, ma io ho fatto due, due tuffi in piscina e ho fatto il, ba il, il balletto del ciacia-cia -cia -cia praticamente nel salone, oh, va bene. E dopo, e dopo, e dopo che hai fatto il balletto del ciacia-cia, -cia -cia, che spendi 3.000 euro ti sei, sei rincoglionita, mo' come prima quindi di conseguenza io la vita me la sono sempre goduta all'aria aperta ecco oltre ad aver avuto anche nel 96 97 un rio 750 cabin che era qui nel porto di colombare di sirmione che si chiama la darsena degli oleandri ecco dopo quando sono arrivati i 50 anni 55 ho tirato un po' di remi in barca perché giustamente non hai più il fisico, non hai più le possibilità, non dico economiche, perché quando una roba l'hai comprata, tu basta al massimo ci paghi il bollo e l'assicurazione. Ecco, ma non è ecco, però voglio dire arrivi a un certo punto dell'età che praticamente qualcosa devi lasciare stare. Ora sono diventato leggermente più casalingo, ho ricominciato con gli impianti stereo, ho ricominciato col modellismo e ho abbandonato moto e barche ma le macchine quelle non le ho mai abbandonate tant'è adesso che ho un mercedes 350 sl una fiat balilla del fine anni 40 cioè fine, fine anni anni 30 primi anni 40 e una barchetta spider così praticamente ho eh, tutte le macchinine e oltretutto in Lombardia non pago bollo e con 250 euro di assicurazione le pago tutte e tre. Dunque, in un anno pago 250 euro per avere tre macchine ad epoca. L'unico costo, benissimo, se ci metto 10 euro di benzina, bene. Se non ci metto 10 euro di benzina, neanche quelli spendo. Ecco. Allora, le mie uniche le due passioni, tre, chiamiamole così, due in generale che sarebbe il modellismo e l'hi-fi e la terza quella di farmi un bel giretto una volta ogni 15-20 giorni con una macchina diversa dall'altra. La Mariella giustamente, che sarebbe la mia fidanzata, compagna alla sua e quando non vogliamo andare via con le macchine belle d'epoca andiamo via con la sua che tanto bene o male ci andiamo lo stesso a passeggio cosa c'entra questo come dico sempre di solito con l'hi fi? tutto cazzo perché quando voi siete contenti felici avete una vita non esalta esaltante al massimo ma che sia una vita coronata da, 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 da soddisfazioni anche la musica diventa una soddisfazione e io ogni tanto mi tiro fuori questi apparecchietti perché non ne ho uno ne avrò 8 10 12 15 non lo so quanti insomma di questi 12 o 15, 6 o 7 saranno ancora da sistemare, altri 4 o 5 invece vanno bene come questo. In questo caso ci mancano le due, i due pulsantini, ma prima o dopo li andrò a trovare. L'importante è che sia riuscito a riportarlo dalla A alla Z all'origine, perfetto, immacolato come il giorno in cui è uscito dalla fabbrica. Tranne ovviamente questi due. Pulsantini che mancano, ma ora i pulsantini li ho messi nei punti in cui mi interessavano perché micro e tunnel mi interessano poco, mentre fono e tappe mi interessano già di più. Ecco, oltretutto il tappe lo uso come aux perché qui non era previsto un aux all'epoca, perché l'aux era la filo di fusione che era un accessorio, diciamo, dell'epoca perché a quel tempo là tranne che i registratori a cassette o a bobine e tranne che i giradischi non c'era altro non c'era l'aux non c'era il cd non c'era il dvd non c'era altro quindi di conseguenza una, una presa aux per attaccarci fonte e accessorio non serviva completamente a nulla in compenso come abbiamo visto prima di dietro ci sono addirittura due ingressi fono: moving coil e mc quello è la cosa più importante perché all'epoca il giradischi era la fonte primaria e ancora adesso sta ritornando la fonte primaria comunque metto in risalto già da adesso che fra non molto metterò un piccolo video su un impianto retro fatto e finito da tutto cioè un bel giradischi, una bella piastra a cassette, piana di quelle in legno fatte bene di una volta non di quelle verticali ma di quelle orizzontali un bel amplificatore, come dicevo, de, degli anni 70, tutto un impianto anni 70 e una copiettina di casse anni 70, in modo da ricreare un vintage vero e proprio. Perché la gente deve capire che se hai un impianto in casa fatto bene vintage, è abbastanza ridicolo cederlo in cambio di portare a casa de, il nulla. Ora io non ce l'ho con le valvole, io vi dico solo: avete un amplificatore così, o avete un amplificatore Pioneer, Rotel, Maranz, eh, Sansui, Akai, quello che è, anche solo l'amplificatore, un bel lettore CD, un bel giradischi e una bella copiettina di casse a due vie. Avete già un impianto bello, vintage praticamente, e la musica è ancora sana. Che non è ancora contaminata da tutte le puttanate che sono successe dopo, che sono arrivate dopo, perché dopo sono arrivate gli mp3, i registratorini da cintura, mp4 tutte quelle musiche compresse che praticamente hanno sfalsato il modo di ascoltare la musica e hanno ridotto la gente praticamente a non avere più la percezione della qualità e della realtà musicale, ma solo della realtà digitale fatta di, eh, di nulla. L'unica roba che praticamente il di digitale può fare nei confronti, e non ha fruscio delle cassette, non ha gli lì del disco. Ma se voi volete tornare a, a un ascolto caldo, basta solo che su un giradischi normale come quello che ho fatto io, là così ecco ci, attacca, ci mettete su un disco avete già un suono caldo diverso da quello del cd già un disco buono che non è eccessivamente mh, rigato o mal funzionante attaccato ad un amplificatore degli anni 80 anni 70 con delle cassettine belle avete già un suono caldo avete già un suono bello ricco quindi è inutile andare a spendere migliaia e migliaia di euro per l'amplificatore migliaia e migliaia di euro per le casse 500 o 1000 euro per un giradischi di, 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 di cartone pressato cioè, ma, e dopo, ecco un'altra un considerazione che io faccio siccome che tutti quanti sono ultra esaltati dagli amplificatori e dalle casse poi, quando voi avete le casse ultra esaltate e avete gli amplificatorini a valvole ultra fighi, che musica ascoltate? Qual è la sorgente che ascoltate? Perché se dopo ascoltate la sorgente dal telefonino o dall'MP3, è inutile che spendiate 5-6.000 o euro fra un amplificatore e due casse e dopo ascoltate la musica di merda riprodotta in musica compressa. Allora a questo punto qui dovete spendere altrettanto per portarvi a casa un lettore CD che costa 3-4 mila euro. Ecco, ho un giradischi che, che a questo punto qua se spendete 4 mila euro di amplificatore e 3-4 mila euro di casse non potete comprare un, un giradischi di, di trucciolare da, da, da 400 euro. Quello lì, quello lì fa, non, non rispecchia la realtà. Quindi... Se uno spende 5, 6, 7 mila euro per un finale a valvole e due cassettine mongoloidi! Non può ascoltare la musica con l'MP3 o, o praticamente col telefonino, con lo smartphone, o attaccato al computer. Io attacco al computer perché praticamente tutti i dischi e tutte le cassette che ho e tutti i CD che ho praticamente sono coperti da copyright. Dunque, di conseguenza, mi bloccano subito il. Il video, ora invece su YouTube sono obbligato ad andare a cercare tutto quello che non è censurato. Ma io quando ascolto la musica, me l'ascolto esattamente con i giradischi fatti bene, coi lettori CD fatti bene e coi lettori di Super Audio CD, che sarebbero quelli col processore a 24 bit. Ecco, perché i dischi della Teller, della Sheffield, della. Ed è la telemarca praticamente di CD, praticamente ne ho, ne ho centinaia. E quando ascolto la musica come Dio comanda, che non posso, non posso presentarvela praticamente sul filmatino perché altrimenti mi inchiodano subito. Però io me l'ascolto e la musica è fatta bene. Quindi, quando voi spendete tanti soldi per comprarvi gli amplificatori a valve, perché la gente sembra che sia rintronata, rincoglionita solo dietro gli amplificatori e alle casse. Anche se io vi mostro 200 finali di potenza in classe A, da 200 watt per canale rimarrete. Ah, che, che, ecco, quando avete i super finali, le super casse, con, con che cosa ascoltate la musica? Con quale fedeltà e con quale qualità? Quella del telefonino o quella che scaricate da internet? No, quella non è qualità. Quella è musica compressa in MP3. Basta, non è altro. Per avere la qualità bisogna ascoltarla con apparecchiature altrettanto costose come l'amplificatore a valvole e come le casse. Ecco, cominciamo a sfatare un altro mito, perché tutti quanti. Io ho visto che tutti quelli che vanno su internet che hanno 12.000-15.000 ascolti alla settimana. Tutti quanti si basano sempre sugli amplificatori e sulle casse, ma l'amplificatore amplifica il suono e la cassa lo trasmette. Ma la fonte qual è la fonte? Nessuno parla mai delle fonti. E cioè dei lettori CD, dei lettori DVD o praticamente dei registratori a bobine, come ce li ho io giù di sotto ne ho 4 Oltre il 1003, oltre il 1210, ho un docoder praticamente e ho anche una kai X400 e il 742 bobine da 26 della RI quelle grosse e quando le fai andare a 19 o 38 cm al secondo è molto meglio che ascoltare il cd quindi è inutile esaltarsi sempre con gli amplificatori e le casse se dopo alla fine ascoltate la musica di merda riprodotta in mtp3 praticamente dal, dai computer o dai telefonini Oppure dalle pennette, dalle chiavette USB, blu tutte, cazzute eccetera, eccetera, quelle sono porcheria allo stato puro. Quindi è inutile menarsi la testa dei super finali, dei super di qui, super di là, e dopo la musica si ascolta male. Però, psicologicamente l'avete ascoltata bene perché l'amplificatore è costoso e a valvole. No. L'amplificatore a valvole riproduce esattamente quello che ci buttate dentro, ci buttate dentro la merda, lui riproduce la merda. Come tutti i finali che ho io in classe A, in classe AB, in classe Z, quello, quello che volete. Quindi di conseguenza io quando chiudo i video e voglio ascoltarmi la musica, metto sui CD della Telarc, della Sheffield, della GRP, della Master Recording, della Decca quei cd che costavano 40 50000 lire che costano tuttora 30 40 50 euro se vuoi quelli i super audio cd che sono esattamente appannaggio di quel lettore là e allora sì che ascolti la musica che non è compressa o al limite la soluzione numero due è ancora il giradischi perché il giradischi è praticamente ancora lineare quello che è inciso sul disco ti viene degnamente restituito quindi esaltarsi tanto di super finali, super casse di qua e di là. E dopo la, la musica la si ascolta con sistemi praticamente spicci. Quello non è un ascolto hi fi non è high-end, quella è hai imbecillità, quella lì. Uno che spende 4.000 euro per un amplificatore a valvole da 20 W per canale e poi ci attacca. Il bluetooth, le pennette e ci attacca il CD, eh, diciamo da, 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 da 200 euro. O ci attacca praticamente eh, un computer ha buttato via semplicemente 4-5 euro di amplificatore che non serve a niente. Quindi, se volete ascoltare una musica decente e volete rimanere nei termini economici, volete collegare il. il il pc perché in questa maniera su youtube avete più o meno tutto benissimo allora io trovo più onesto usare ancora amplificatori di una volta almeno quelli costano 200 euro adesso 150 euro un amplificatore ci attaccate una sorgente che è pari merito due cassettine oneste decorose con woofer da 20 o da 25 e twitter e ascoltate la musica benissimo quindi dovrò fare anche una piccola puntatina sulle varie sorgenti, perché praticamente è inutile continuare a parlare dei super finali, super di qui, super di là. E dopo alla fine, cosa ci, att ci attacchiamo al super finale? Due banane, quattro ciliegie, tre pere e, e, e due patate, cioè come siamo abituati oggi, no? Non va bene ascoltare la musica in queste condizioni. Quindi io adesso farò qualche puntatina di amplificatori e soprattutto di impianti finiti di tutto retro. Che avevo iniziato la serie con l'RC RB 2000 praticamente dalla Rotel, ma con lì era già molto avanzato per l'epoca. Io adesso dovrò tirar fuori che ho qualche amplificatore Sony, giradischi. dischi, ne ho in legno 4-5, cioè addirittura un Maranz, il 6007 Sogno. Incontrastato a livello mondiale il giradischi della il 6007, tutto in legno col braccio in acciaio inox, praticamente tutto quanto, troppo bello era e troppo bello ancora. Adesso, ah, poi c'è anche un giradischi sempre della Kenwood comprato insieme all'amplificatore M700, che è tutto con la base in granito alta 8 cm, e ce l'ho giù di sotto anche Quello col braccio praticamente della Micro Seiki troppo bello. Quelle, quelle sono le cose. Quindi, oltre a, a continuare a mettere amplificatori finali e super di qui, super di là, cominciamo anche ad avere la fonte di ascolto perché l'amplificatore rende potenza, le casse rendono l'audio, ma e dove andiamo a trovare la fonte? Perché quella è la cosa principale: e cioè il giradischi, il registratore a bobine, i registratori a cassette e i CD, che sono ignorati perché tutti quanti si ingrassano solo con gli amplificatori di alto livello. E dopo, tutti... io ho visto che quando che uno mette imposa un Macintosh 12.000 visualizzazioni in una settimana. Quando uno mette come me questi qui 30 visualizzazioni, questo fa capire che ci sono 11 milioni di persone che non hanno neanche i soldi per comprarsi la carta igienica, però si esaltano guardando, guardando il Macintosh. Di quei 12.000 persone che guardano il Macintosh, forse ce l'hanno in due. E tutti gli altri hanno, se tutto va bene, un impianto così, non così, ma così, forse, o anche meno. Cerchiamo di essere reali e realisti e cerchiamo soprattutto di non esaltarci per niente, che non vale la pena. Va? Ciao a tutti.